Sic transit Gloria Mundi. La stella della Seleção Goleador Dorso Frappino, che è valso al Brasile la quarta e la quinta Coppa del Mondo, ha qualcosa di molto simile alle americanissime cheerleader. Sicuramente una definizione un po' tranchant, ma il ruolo del 36enne ex interista nel comitato organizzatore di Brasile 2014 sembra quello di tirar su il morale. La Coppa del Mondo già è una competizione. La Coppa del Mondo FIFA ha standard ben precisi per i paesi ospitanti. Per rispettarli, gli organizzatori devono partire molti anni prima del calcio d'inizio. Il lavoro è stato fatto molto bene, ma questo è costato enormi sacrifici da parte dei comitati organizzatori locali in Brasile, competenti e molto numerosi, che hanno operato sotto la supervisione diretta della FIFA. Sono certo che siamo pronti e che organizzeremo un mondiale che farà impallidire tutti gli altri. Noi siamo preparati e faremo una Coppa del Mondo già mai vista in tutti i tempi. Il piano di battaglia sembra a buon punto con i cantieri degli stadi vicini alla chiusura. Martedì in vendita è andata la prima tranche dei biglietti per le partite. Il segretario FIFA si è detto stupito dall'alta domanda. Abbiamo richieste per almeno 1 milione di biglietti. In poche ore abbiamo raccolto quasi 1 milione di richieste, quasi tutte da brasiliani. A non preoccuparsi dei prevedibili problemi di bagarinaggio, i lavoratori dei cantieri degli stadi di Manaus e Coritiba, cui sono stati riservati un buon numero di tagliandi gratuiti, come ringraziamento per aver consegnato gli stadi in tempo.